Io nelle nostre dimensioni sociali, anche accademiche, cioè di cosa studiavi, erano risapute queste cose. Ma è quello che cerco di mettere in luce quando dico, allora perché rimaniamo nell'impensabile? A livello sociale, non a livello personale, per cui abbiamo tantissime posizioni diverse, nei contesti, negli ambienti. Perché? Perché c'è qualcosa di impensabile che è economico, che sono forme di... ci sono state e vengono ancora altamente finanziate. Hanno quello. La capacità di finanziamento, no? L'economia del petrolio finanzia la possibilità, una grossa parte, di mettere in dubbio, di continuare a perseverare certe forme di interesse e soprattutto di controllo, di disciplina, perché le forme, il modo in cui si sta regolando oggi, le forme di controllo energetico sono una grandissima modalità di disciplina e di organizzazione, anche le forme di manodopera e via dicendo. C'è un bellissimo libro di Mitchell, per esempio, che mostra, che può appunto tornare all'economia del carbonio. Cioè, mostra come è cambiata la capacità sindacale dal carbone, siamo fino, non so, chi ha qualche memoria politica, le miniere, fino ad arrivare alle miniere, la Thatcher, l'inizio del neoliberalismo, e il petrolio, che è molto più che difficilmente interrompibile. No? Comunque, queste sono cose. Però, insomma, quando. Dicevo questo perché c'è il negazionismo climatico, che è quello organizzato, finanziato, che instilla dubbi o amplifica le incertezze che ci sono, perché ciò che ha l'antropocene è una dimensione di profonda incertezza. Anche su quello che capiterà, sull'effetto del carbonio human-made, cioè di produzione no, nostra, capitalistica, cioè quindi del carbonio rilasciato nell'ambiente, cioè di quei fossili carbonici che con l'altro li sbattiamo per aria, alla fine è questo che stiamo facendo, no? Eccetto che con rinnovabili, con tante altre forme. Però quello che è cruciale, quello che volevo portare un po' più da antropologo, sapendo che non sono solo gli antropologi che si stanno occupando oggi, è che ci sono i processi sociali di niente, che un po' ne facciamo tutti parte, e che non sono una colpa. A che fare? Un po' l'ho voluto mostrare attraverso questa idea di natura, no? Questa ci impedisce di capire più ampiamente, diciamo, dire che buttare da parte la natura e chi se ne frega, no? Forse di avere nuove metafore, modelli, in realtà nu nuove, rinnovate rispetto a questo monopensiero della natura che il confronto con altre culture ci mostra oggi, è sempre più importante. Tutti i pensieri scientifici portano a idee, no? Delle interazioni, delle forme di complessità, delle forme di coproduzione, ambiente e società, anche nel pensare le città, anche nel pensare alla riqualificazione urbana, cioè ormai bisogna avere metafore relazionali piuttosto che isolanti degli elementi che si studiano. Questo anche nei sistemi di pensiero, come dire, filosofici. E in antropologia questo sta avendo, cioè almeno, grossa parte no, però sta avendo un profondo effetto. Gli antropologi sono sempre confrontati con altri degli ambienti, quindi c'è quello che. E poi hanno una tecnica di studio, un loro modo laboratoriale, che è quello di guardare le società immergendosi, cioè dal punto di vista interno, no? Quello fa l'antropologia come metodo, quello affinato alla metodologia. E quindi permette di cogliere certe dimensioni che altrimenti non sono Però siamo in mezzo a questo, no? Il mio stile di vita, che poi è il tuo stile di vita, perché poi è la lotta a chi in questo momento emette, riesce ad abbassare, ma in realtà non è una lotta, perché tutti in realtà sono ricresciute le emissioni negli ultimi 2 anni in modo netto. Allora, alcuni elementi legati a. Allora, c'è questo concetto di natura, però c'è un altro concetto che rende impensabile, cioè poco socializzabile, è ostacolo alla comprensione. Se io sto in piedi qui, tu non mi dici. No, 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 Perché non vedevo. posso Aspetta, più, sono sono così. di qua perché... Tolgo la sedia. Ok. Allora, che è tema di studio? Cioè, il tema di studio trasversale in tante forme di sapere critico che posso dire che arrivano pure dalla nozione della psicanalisi, della psicologia e psicanalisti. Cioè, o meglio, che studiano le dimensioni psicologiche e sociali, perché abbiamo a che fare con dimensioni molto emotive. Molto di catastrofe, abbiamo detto, annunciata, non stiamo dicendo a volte eventi estremi, stiamo parlando di contesti che si vedono già nella loro, no? Dimensione radicale, cambiamento a livello locale. Allora, c'è
Amitav Ghosh, uno scrittore, che ha scritto anche un ultimo saggio, ogni tanto scrive saggi, ha una formazione antropologica lui, di origine, che continua a miscolare insieme ai suoi romanzi. Qualcuno lo conosce come scrittore? Scrittore indiano? Sì. È venuto anche a Milano 2 anni fa. A maggio abbiamo invitato anche in Bicocca. E Amitav Ghosh ha scritto un saggio sull'impensabile, lo prendo da lui questa categoria, lui l'ha presa da altri, è un saggio, questa cosa non è un romanzo, però solo, è molto bello, cioè ragiona sull'immaginario della natura, un po' quello che facevamo noi prima, lui lo fa partire dalla letteratura, ma non solo letteratura, proprio via letteratura, cinematografia, poi riduttivo su certe cose, per altre cose molto interessante. Cos'è interessante? You can't forget those moments when something that seems inanimate, quando qualcosa che è inanimato, turns out to be vitally dangerous life. Ecco, ben riassume questa frase, un punto di domanda, cioè chi può dimenticare o chi può nascondere, no? Quei momenti in cui qualcosa che sembra inanimato, potremmo dire che abbiamo ridotto all'inanimato in grossa parte, al controllato, al gestito, al management, così dicendo, tutto tanto si mostra vitalmente pericoloso e vivente. Cioè, che tutto tanto si mostra agente, poi però agente distruttivo oltretutto, no? Ciò che pensavamo oggetto, tutto tanto si dimostra un soggetto, però un soggetto minaccioso, a quel punto. Allora, questa dimensione è centrale, perché non è tanto che non riusciamo a pensare, a socializzarlo, a fare un oggetto a fare un oggetto pubblico. Cioè, per me è una delle questioni, forse etiche principali di questo lavoro adesso, perché non è questione pubblica? Perché se ne parla negli anni 80? Intanto si va da un'altra parte. E perché adesso che siamo, che abbiamo fatto una COP, sì, cioè che comunque sono 15 anni che vediamo già prime conseguenze anche locali, anche qui, non dicendo solo lontano sull'atollo, ma le vediamo nel nostro sentirci estraniati a volte ai nostri ambienti, urbani o rurali che siano. Beh, cioè, non è tanto che non abbiamo troppe informazioni, abbiamo poche informazioni, no, è proprio perché abbiamo tante informazioni. Però non sappiamo comprenderle. Non è perché non è qui o è troppo lontano nel tempo, no, perché anche qui. Ma allo stesso tempo non abbiamo modelli di comprensione. Ma perché? Ma questo ha a che fare, è la categoria di perturbante in italiano, uncanny, scusate di attaccato, chiaramente, che deriva da una nozione base, in realtà pone Freud, no? Nell'Ottocento, un Heimlich, fine Ottocento. Qualcuno sa tedesco? Perché l'etimologia tedesca rende molto piuttosto che uncanny o perturbante, che, fateci caso, perturbante deriva... comunque sia per assonanza disturbante, disturbante, ma per assonanza, sì, la perturbazione cos'è, che termine è? Tantissimi termini che noi abbiamo che hanno a che fare con le dimensioni emotive vengono dalle dimensioni atmosferiche, per non usare la nozione di clima. Non è un caso, le culture hanno sempre saputo che il clima le dimensioni atmosferiche di cui le culture hanno sempre coabitato, perché noi viviamo l'atmosfera, non ci facciamo caso, e oggi questo torna. Allora, perché in tedesco è interessante? Perché Heim, allora, Heim vuol dire senza patria, sarebbe. Senza patria, un'anima che è tradotto in italiano perturbante, però Heim è patria, ma fino a familiare, intimità, cioè è tante dimensioni. Come dire, identitarie dell'intimità, può essere patria, ma non la versione nazionalistica, no, spaesante sarebbe. Ecco. Heim vuol dire qualcosa che è heimlich, che quindi è familiare, appaesante, qualcosa che è domestico, qualcosa che, ma proprio il cuore del familiare, è il cuore del proprio riconoscimento, è il cuore del sentirsi sicuri, stabili, certi, no? Che però è un Heimlich, quindi spaesante, cioè che è proprio una nozione che è utilizzata nella clinica freudiana, ma non solo, ma per capire dimensioni sociali oggi, molto importante, questo da tempo, non solo, è stata utilizzata anche per questioni, non so, dell'olocausto, ho parlato anche lì, cioè come capire catastrofi, o come non uscire, come essere, come mettere a distanza quando avvengono le catastrofi, siamo tutto umane come quella dell'olocausto. Usa anche Heidegger... nelle questioni legate alla tecnica. Certo.
certo. Non a caso, sì, sì. Allora, qui viene utilizzato in un altro modo, in diversa letteratura, con diversi sistemi disciplinari, anche nel sistema del pensiero, da qui anche tutta la discussione intorno all'antropocene, anche di base filosofica, ma non solo. Beh, sul fatto che siamo in un contesto inedito, gli americani parlano di weirding, climate weirding, weird è una parola un po' più difficile da tradurre in italiano, vuol dire spaesante, weird, strano, strano. Quello che voglio dire non è tanto, però weird dice qualcosa è strano, qualcosa è inedito, non abbiamo le categorie per affrontarci a questo nuovo. Allora, in parte è vero, in parte ci sono cose che non sono per niente nuove, ecco, non solo perché già gli anni, no, ma non... perché le culture sono sempre state in relazione all'ambiente, hanno sempre cercato non di dominare ma di ambientarsi, erano consapevoli delle proprie interrelazionalità, compresi i rischi, compresi i fallimenti, i successi, dicendo. Ma questo ci dà l'idea di qualcosa che in realtà è un processo sociale in atto, in cui facciamo molta fatica e che ci impedisce di capire. Capire può essere compressione, capire può essere prendere azione, capire soprattutto ci pone, con cui poniamo una rimozione, altra parola che è di origine, certamente no, psicologica, però è un processo sociale molto importante che è avvenuto in tanti casi, riferimento all'olocausto che lo dicevo prima, a livello sociale. Rimuovere cose che non sono emotivamente pensabili e che impongono dimensioni emotive troppo forti e che non hanno capacità di essere elaborate, mentre potrebbero essere elaborate. Allora, perché è importante questa, come dire, etimologia, cioè questa radice tedesca che ci fa dimostrare molto bene? Perché quello che ci sta mettendo di fronte all'antropocene, e da qui anche tutta una serie di studi, ma anche sul qui noi, non su perché Trump diniega, ma perché collettivamente, a parte casi individuali ma solitari, in, no, o comunitarizzati più piccoli, ma non diventa una dimensione leva centrale, anche di sentirci agenti nel contesto in cui siamo, no? Ma passivizzati di fronte a una catastrofe, questo stiamo facendo, è che è proprio ciò che è più familiare, ciò che più definisce lo stare in un luogo, che è l'ambiente, non solo l'ambiente, che ne avevamo ridotto a natura, ma l'ambiente anche atmosfera. E riscopriamo il nostro essere nell'atmosfera, e ci siamo tanto, è il luogo che diventa minaccia. Ciò che c'è più familiare, ed è effettivamente familiare, perché noi stiamo contribuendo a questa familiarità del surriscaldamento, perché noi è ciò che però rimuoviamo, lo rendiamo un... Cioè diciamo, anche strano, sembra una cosa avversa, sembra una minaccia, sembra distante da noi. In realtà nasce nel cuore del noi. La nostra modernità, il nostro capitalismo, del consumismo quotidiano, dei templi, no? Come dire, del consumo di cui è agghindata il nostro paesaggio, i nostri rituali sociali, cioè ormai le piazze pubbliche sono noi, no? Molte piazze pubbliche, io abito nella zona rurale, ma lo vedete come sono, no? I templi di commercio, sono i grandi mall, sono, meglio, la parola italiana è un'altra, i grossi supermercati. Allora, perché è importante per questo? Allora, Gorsh lo mette in evidenza rispetto a certe cose, cioè l'immaginario della natura nel romanzo storico ha impedito di capire, ha ridotto la natura a qualcosa di incentivabile, anche nei romanzi, anche il nostro immaginario letterario, artistico, lui scrive. E in parte è molto vero questo. Cioè il fatto che abbiamo perso le parole, le metafore per definire l'interdipendenza ambientale o l'interdipendenza di altri soggetti, e quindi tanto più quando riscopriamo quei soggetti, questi sono anche minacciosi, beh, siamo completamente spaventati. Ma di fronte allo spavento non è lo spavento rispetto alla minaccia esterna, la rappresentiamo così, ma in realtà quella è la minaccia che arriva nel luogo più familiare, il proprio ambiente. Cosa ci sta dicendo questo? Che dobbiamo, che ci sono delle dimensioni emotive di non elaborazione di quello che sta avvenendo, ma già da tempo, che pongono un lavoro di rimozione totale. E di fronte alla rimozione, la reazione difensiva si nasconde. Il problema, nella psicologia, ciò che è rimosso poi riemerge, ciò che è rimosso a causa del trauma riemerge. Beh, questo è sempre più utile per capire il contesto in cui siamo. Non ci stiamo disinteressando, non è che non si agisce a livello sociale rispetto ai cambiamenti, rispetto alla transizione ecologica, o spingere verso una transizione ecologica perché non si hanno abbastanza informazioni, perché ce ne sono troppe di un certo tipo, o perché c'è troppa idea di natura di un certo tipo, come abbiamo visto prima, e soprattutto perché non affrontiamo le dimensioni per cui parlare di clima è parlare di emozioni sociali, è parlare di difese. Beh, questo bisogna prenderlo molto seriamente.
Perché in realtà come si nasconde? Beh, si potrebbe in realtà portare in un'altra modalità fuori, però mostrando le capacità sociali che si hanno, però c'è bisogno di volontà di cambiamento e di conflitto, di lotta, non a livello politico, per portarla. Questo mette assieme tutta una serie di studi molto importanti che arrivano fino, per esempio, a questo lavoro dell'antropologo canadese Norgaard, che secondo me è di origine norvegese, che fa un lavoro in Norvegia. Allora, fa un lavoro non, come dire, nelle comunità di estrazione di scisto negli Stati Uniti, fa un lavoro in Norvegia su che cosa? Sui cambiamenti climatici, per come vengono significati, percepiti, socializzati da una comunità locale, che è fatta anche di esperti, giornalisti, però è fatta anche di agricoltori, commercianti, no, disoccupati, via dicendo, in una cittadina media norvegese. E come lo intitola? Living in Denial. Cioè, la dimensione non è la dimensione, in un contesto dove stanno vivendo, perché tutta l'Europa vive in modo accelerato certe forme di cambiamento, in quel caso troppe piogge in certi periodi e mancanza di ghiaccio in altri. Troppe piogge quando devono coltivare foraggio, per esempio, non riesco più a coltivare foraggi, sono abbassati tantissimo, quindi hanno un impatto. In una mia cittadina che è anche agricola, dice, percepiscono i cambiamenti ambientali, hanno già le conseguenze economiche evidenti, sono in un'economia del welfare ancora che si mantiene, e sono in un contesto dove si sono sviluppati dei ecologiste, ecco, specifichiamo, cioè ecologiste, identitarie, storiche, anche a livello di Stato, con un cognome particolare però. La Norvegia è un paese petrolifero. Adesso, e quindi con un senso di colpa, no? Con questa strana ambivalenza di avere, di aver promosso anche finanziamenti, anche politiche ecologiste, al suo tempo aver spinto l'acceleratore, tanto più ancora adesso, negli ultimi 20 anni, che già si sa, no? Le emissioni di carbonio erano, invece è dentro un'idea di transizione ecologica, ma rimane ancora ovviamente legata chiaramente al profitto di quella entrata, di quella rendita petrolifera. Allora, questo cosa fa? Fa che il processo sociale dice, nonostante ci sono tante informazioni, nonostante se ne parli della politica, perché c'è una politica anche dall'alto, come dire, no? Derivata da una cultura locale, ecologista, in cui si sa che le questioni della politica sono legate all'ecologia, sono legate all'ambiente, anche, no? In quel contesto. E quindi si studiano, sono anche i centri di ricerca sui cambiamenti climatici che divulgano e via dicendo, nonostante quello, il climate change è bloccato in termini di socializzazione da parte di diverse sfere del sociale, comprese quelle esperte, da emozioni che sono non gestibili socialmente, e quindi si prende distanza. A quale emozioni gestibili? No, la paura, certo, il pensare che sia troppo lontano nello spazio e nel tempo, e allo stesso tempo però viverlo come qualcosa di familiare, perché è lì che non riescono più a fare agricoltura, è lì che certi sistemi anche alimentari non stanno più funzionando, però al suo tempo no, non è ancora così impattante, perché? Perché c'è un'economia ancora che tiene, non è che è collassato il sistema economico, no, invece sappiamo che non è quello il contesto. E nella vita quotidiana, in everyday life, altre sono le forme: apatia, senso di colpa collettivo, siamo un'economia petrolifera, vorrei cambiare qualcosa ma non riusciamo a cambiare qualcosa. Sfiducia verso lo Stato, la sua capacità, no, di azione, perché no, da parte locale, cioè tutta una serie di dimensioni che hanno a che fare con emozioni sociali che come tali non trovano dei discorsi, non trovano la capacità né solo di rappresentanza, ma la capacità anche di elaborazione, è troppo lontano, e si costruisce un impensabile. Cioè il denier è il lavoro collettivo più operoso che si fa, non il denier di chi mette, come dire, i denegazionisti climatici, ma il diniego come processo quotidiano di difesa da cose che ci spaventano o che non riusciamo ad elaborare collettivamente, forse individualmente nelle piccole sfere, ma non riusciamo a fare un discorso pubblico a livello locale, sta parlando, e per quindi si vive nel diniego. Ma questo vivere nel diniego è una fatica sociale incredibile. E lei perché lo mette in luce? Perché dice, perché parlare di cambiamenti climatici non possiamo parlare di quello che io definivo, grazie ad altri, impensabile, ha a che fare col parlare dei processi sociali di Diego, di quella grossa costruzione di nascondi di qua, nascondi di là, mette a distanza, poi mi fa paura, però il mio ambiente è qui, però non lo voglio guardare, non riesco a capirlo, non riesco a capirlo.
non riesco a parlarne con i miei amici, anche se ciò in cui ci influenza quotidianamente. Oh, non ci sono più le stagioni. Cavolo, se ci influenza. Ci influenza tantissimo. E però, allo stesso tempo, abbiamo ancora un nostro controllo sociale, no? Fino a un certo punto, se non siamo proprio agricoltori o via dicendo. Allora, questa è una dimensione centrale. Ma è centrale non solo per dire qualcosa di complicato, ma è centrale perché mette in luce un processo sociale in atto che impedisce di rendere pubblico qualcosa, che invece, se preso insieme alle comunità, insieme a livello collettivo, della influenza sul politico o sulle scelte anche di voto. Contate che tantissime scelte di voto sovraniste, da chiudiamoci in casa, robe genere, sono non determinate, ma sono profondamente influenzate dalle dimensioni di disagio che è anche ambientale, ma non o freddo o caldo. La Brexit è particolare come se è stata comunque legata a continue inondazioni, a continue idee che io non sono protetto, ma protetto perché adesso mi entra l'acqua in casa. Come le continue inondazioni che ci sono in Francia, come tante dimensioni del politico, fino ad arrivare al collasso in Siria, non sono determinate dall'ambiente, ma sono profondamente interrelate, nel caso del collasso statale in Siria, il contesto di siccità per 8 anni di tutto Medio Oriente, ma chi li ha trovati una grossissima incapacità e rigidità, in cui si è giocato 2 milioni di migranti prima interni, prima che avvenisse poi il collasso di Stato. Allora, sono dimensioni molto centrali, in cui tutto questo poi si dice, no? Allora chiudiamoci a casa nostra, allora ci sono i migranti che sono troppo migranti, allora c'è la minaccia esterna, ma in realtà questi processi a livello sociale, gli antropologi li studiano, non sono gli unici, sono sempre più connessi al fatto di sentirci perturbati, unheimlich, di sentire i propri luoghi, propria casa, ancani, ma non tanto per minacce esterne che poi identifichiamo come capo espiatorio, ma proprio perché non riusciamo per riconoscere i propri luoghi. Uno perché sono i cambiamenti sociali, di protezione, lo sappiamo, no? Quella fabbrica che c'era non c'è più, un'altra altrove, cioè, ma lavoro, economia, precariato, ma soprattutto proprio i luoghi ambientali, la cosa che più in genere ci dà riconoscimento, no? Nei nostri luoghi, è quello con cui siamo perturbati. Non abbiamo che nuove categorie, ma invece ci possono essere, si può imparare a leggere il cambiamento, l'agricoltura l'ha sempre fatto, no? Noi abbiamo degli ostacoli proprio, quasi cognitivi anche, rispetto ad aprirci. Beh, il fatto di dire che viviamo spesso in processi sociali, quindi non semplicemente indotti dall'alto, negazionismi climatici, finanziati, indotti, quelli ci sono, ma c'è anche una parte che promuoviamo noi stessi, non dicendo che il cambiamento climatico non esiste, dicendo lo metto a distanza perché io non riesco a pensarlo. Al massimo consumo di meno, figure di stili di vita, robe del genere, ma allo stesso tempo rimane qualcosa che è un'ansia sociale sottostante. Ecco, non riusciamo a parlare con le ansie sociali sottostanti. Questo tanto in contesti dove c'è ancora la possibilità, non bisogna. Paradossalmente, in tante cose del sud del mondo, abituati a una profonda flessibilità ai cambiamenti, anche atmosferici, non c'è questo blocco. Cioè ci sono incredibili vulnerabilità economiche, forse perché hanno meno, ma c'è una proiezione del futuro che non è giocata sul muro. È vero, perché probabilmente non ci sono neanche interessi da salvare. No, ci sono anche quelli, ci sono anche i negazionisti anche altrove, no, però l'abitudine al cambiamento per certe popolazioni è un fatto quasi inevitabile, no? Se penso all'Africa, la società, quelli vivono. C'è quelle, però c'è anche l'idea, ci sono strumenti per pensare l'ambiente ancora come insieme di soggetti. È quello che noi abbiamo dannatamente bisogno oggi, anche noi sempre modelli scientifici, ma anche i modelli che influenzano il politico. Il politico forse oggi è anche praticamente vuoto perché non riesce a parlare degli ambienti, non solo in termini ecologisti, che non riesce a parlare degli ambienti in cui le persone si sentono estraniate, che sono estraniate perché non c'è più lavoro, quindi causa tutta umana apparentemente, ma sono, o perché c'è la multinazionale, no, che balla da sola, ma sono estraniate proprio perché non riconosciamo o sono inediti, anche positivi, certe dimensioni, o vivono sempre più, l'Italia è un paese a dissesto idrogeologico, quindi sempre più dimensioni di, no? Di sfiducia verso lo Stato, sfiducia, e questo è centrale, non solo a causa del terremoto, poi per fare le dimensioni, io vivo in un contesto di dissesto geologico sull'Appennino, so bene come giocano queste dimensioni. Allora,
L'organizzazione sociale dei negri, i processi, sono un elemento sociale sempre più importante, gli antropologi studiano, ma non è un elemento per diagnosticare, dire quanto dinieghiamo, ma per dire quando si diniega, quando si nasconde, rispunta. Beh, possono avere categorie invece per accogliere quelle paure. Quelle paure sono serie, però possono diventare altro. Possono diventare altro, non l'opposto, non la felicità, che bello, c'è il cambiamento climatico, andiamo verso... non la catastrofe, ma possiamo iniziare a rendere pensabili le relazioni sociali con l'ambiente. Qua salto. Allora, un altro aspetto. Beh, l'altro aspetto che scopriamo è che viviamo in quello che il Novecento è stato chiamato l'epoca dell'aria, soprattutto alcuni pensatori contemporanei. Cioè un aspetto, ecco, che forse uno degli ultimi, volevo mettermi proprio buttare sul tavolo, che su cui l'antropologia sta lavorando molto, ma all'interno di altri proprio, cioè di riscoprire le nostre relazioni con l'atmosfera, molto semplicemente. È certo che siamo indotti oggi che dobbiamo riscoprire il fatto che facciamo parte, no, del cambiamento atmosferico, quel gas serra, che è quello il grosso problema, no? Però che non riusciamo a capire, non riusciamo a socializzare, lasciamo impensabile l'atmosfera proprio perché l'atmosfera l'abbiamo spogliata di tutta una serie di significati di prima vita. Allora, innanzitutto c'è un aspetto centrale per tante culture, che vado a riprendere dove, aspettate, passo un attimino su un altro PowerPoint. Allora, vi dico solo, però non ce ne entriamo, non ci sarà il tempo, anzi perché vorrei finire fra poco, così lasciamo la porta aperta, poi se volete vi racconto qualcosa in più. Questo nasce dal fatto che io ho lavorato in Giordania con rifugiati palestinesi, ma non solo, con una popolazione molto varia, in contesti di cambiamento di modernizzazione agricola, Valle del Giordano. Poi ho lavorato anche nei territori occupati, in quel contesto lì. Allora, il territorio occupato è stato molto interessante perché ho... già con i rifugiati in Giordania ho scoperto che tra le poche cose che avevano portato da casa loro, 48 e 67, quindi tre generazioni fa, due generazioni fa, avevano portato con sé un calendario atmosferico, come fanno tante culture, no? Le culture contadine, qualche ricordo forse, hanno delle idee di stagione, ma quando sono agricoltori hanno idee anche di orientare il lavoro agricolo in relazione agli eventi atmosferici. Questo soprattutto se siamo in una zona semiarida, quindi c'è un periodo che piove, c'è un periodo che non piove più. Estate. Quindi bisogna fare tutta una serie di cose per produrre meglio cibo in un contesto che è stato importante, eh? Cioè città come Gerusalemme, non sono mica posti piccoli, no? Sono il centro dei tre monoteismi, cioè luoghi, no? Dove è nato tutto un immaginario occidentale. Allora, quindi cibo lo sapevano fare, anzi l'agricoltura è nata in Medio Oriente, tra Valle d'Eufrate e Valle del Giordano, le semenze più antiche, addomesticate, sono lì, quindi c'è una bella storia da quelle parti. Quello che Ho scoperto questo calendario atmosferico, che nonostante certe condizioni fossero cambiate, loro, quando facevano agricoltura, questo è parte del mio lavoro, sapere agricolo, sapere rurali come sapere ambientali, non ambientalisti, ambientali, di interazione ambientale, che idee ci sono dell'albero, che pratiche ci sono, avevano, siamo un po' dentro questo calendario atmosferico, che poi nei territori occupati, in un contesto di profonda crisi, in cui sentite parlare, tra colonie israeliane, occupazione israeliana del 67 in poi, conflitto tutto politico sulla terra e l'acqua, però che nei piccoli orti familiari dove si fa ancora, si riesce a fare ancora cibo per la casa, continuano a riferirsi a questa Arbania, cioè che è un calendario atmosferico. Cioè proprio un sapere dell'aria, dei suoi cambiamenti, giocato in fasi, tutto orientate a definire certi lavori che bisogna fare, dalla semina fino ad arrivare al tipo di aratura, dicendo, in un contesto molto fragile, perché l'acqua è poca, tutto giocato su definire i cambiamenti dell'acqua per orientare i lavori. Quindi un guardare il cielo e le abitudini del cielo in questo contesto, un po', come dire, capricciose, perché è semiarido anche, quindi sempre a rischio di avere poca acqua. Per orientare lavori terra a terra, cioè
dalla natura alla semina, alla conservazione, c'è tutta una serie di cose che hanno a che fare con fare cibo, economia, o anche pastorizia, dicevo. Allora, è un classico calendario, atmosferico, un classico folk model si chiama, cioè saperi locali, no? Dell'ambiente atmosferico. Tutte le culture erano prodotte. Noi abbiamo costruito poi la meteorologia, quindi abbiamo dimenticato quei saperi, no? Che erano condensati nei proverbi, e li abbiamo messi in saperi scientifici, oggi abbiamo l'app, che ci dice però il grado di certezza 45%, perché a livello statistico sono cambiate le variabili atmosferiche, non sono più quelle dei 30 anni fa, e questo è un grosso problema perché è cambiata l'abitudine dell'aria. Allora, ci sono due aspetti che tornano oggi centrali nel guardare le diverse culture e guardare noi oggi, e sempre rispondendo a quella domanda, perché è impensabile, cioè la metafora che stiamo usando. Beh, uno, si è dimenticati che le culture da sempre sono, dice un antropologo che si chiama Tim Ingold, weather world, sono dei mondi atmosferici. Noi siamo come dei pesci nell'acqua, siamo su terra ferma, cerchiamo di esserlo più o meno, siamo terrestri, siamo appoggiati a terra, facciamo cose a terra, la nostra economia è anche legata soprattutto all'agricoltura, al cibo, al modo... ma noi siamo immersi in un gioco atmosferico. Cioè siamo come i pesci non sanno bene che cosa sia l'acqua perché è il loro ambiente vitale, così noi siamo, diamo per scontato l'ambiente etereo, aereo, dei flussi che abbiamo studiato sempre di più e che rimane il più dinamico che ci sia, molto più dinamico stesso dell'acqua, figuriamoci della terra, che è l'atmosfera, che torna oggi come elemento centrale, anche nei sistemi di pensiero. Il libro, leggere un libro di Coccia, un filosofo, che parte appunto dai saperi atmosferici e dalle piante. Quindi pensa a Heidegger a partire da ciò che sappiamo, no? Dalle nostre relazioni con l'ambiente atmosferico. Qui però le questioni molto pratiche. Perché dico questo? Beh, uno è che possiamo riscoprire. Le culture sono sempre state, come siamo partiti, climatiche, cioè sono sempre state in interazione col clima, anche con i quadri che pensavamo sono umani, e beh, oggi siamo ancora più intimi all'atmosfera, però lo siamo spaesati, per usare quello che è tirato fuori, che è una bellissima metafora che abbiamo in italiano, o perturbati, lo siamo in una situazione di non riconoscimento, tanto più che il cambiamento arriva dall'atmosferico. Sto dicendo che ne abbiamo perso la capacità di familiarizzare, che non vuol dire gestire completamente, che nessuno ce l'ha, di familiarizzare, di rendere sensati i cambiamenti atmosferici, perché l'abbiamo delegata. E perché quell'atmosfera oggi cambia più di prima. Ma non è che l'atmosfera cambia più di prima e il clima cambia, ma noi abbiamo perso gli strumenti per leggere perché facciamo finta di non vivere nell'atmosfera, facciamo finta di essere indoors, climatizzati. Allora, questo a livello, a diversi livelli, è sempre più importante riscoprire il modo in cui già le culture significano l'atmosfera. Questo è importante, un altro geografo parla di cultures of climate, weather, utilizza questa bellissima metafora che hanno in inglese, e allora è bello vedere che parole si sedimentano nelle lingue. Beh, uno, nel nord Europa hanno una parola per dire tempo atmosferico, weather, wetter in tedesco, der in olandese, stessa etimologia, e tempo, time, Zeit in tedesco, no, due parole diverse. Noi abbiamo lo stesso tempo, scusate, ho confuso. Noi abbiamo tempo e ci confondiamo. Intendiamoci, in tutte le culture è sembrato, o meglio, tempo cronologico è sempre stato legato al tempo meteorologico. Poi ce lo sono dimenticati questo fatto. Ma la sento, nei nostri sistemi filosofici c'è un filosofo che parla di Michel Serre, grande maestro francese, che mostra come le nostre idee di tempo cronologico nascono dal tempo meteorologico. Ma al di là di questo, weathered è una bellissima parola transitiva che viene da weather, per cui si può dire in termini passivi che siamo weathered, cioè che le culture, lui è geografo di formazione, geografo umano, cioè che le culture della storia sono sempre non determinate, perché lì sarebbe un determinismo ambientale, sono weathered, sono, non abbiamo la parola in italiano, temprate, temporaleggiate, agite dal tempo, dobbiamo fare un giro, non abbiamo la parola, abbiamo forse delle parole nei dialetti, non a caso, perché si sapeva benissimo che il passare del tempo sugli umani in una comunità era dato dal passare del tempo meteorologico addosso,
tante piogge, poche piogge, cataclismi, abitudini, cioè era nell'essere immersi in un'atmosfera da cui dipendeva l'economia e cose molto pratiche. Allora, questo è il mondo centrale. In inglese invece è transitivo, non è che se lo inventa Hume. In inglese si dice, now they are weathered, cioè si dice, sono agiti dal tempo. Che mette in luce però un aspetto centrale che deriva anche dalla storia che abbiamo, che sappiamo che siamo sempre stati in profonda interazione all'atmosfera. Ma iniziare a dirci questo è iniziare da distogliere dall'impensato. Perché? Beh, noi invece abbiamo tutte parole per cui noi agiamo sulla natura e anche con l'atmosfera, che invece abbiamo bisogno di ripensare l'opposto, è quello che sta succedendo, è quello che ci sta succedendo, no? Stiamo nuotando l'atmosfera che intanto cambia, che non c'è più familiare, seppure una delle dimensioni con cui mi ha reso più familiare i nostri luoghi, i nostri cibi, le nostre abitudini, i nostri vestiti, i nostri modi di stare, le nostre stagioni, il nostro passare del tempo, i nostri compleanni, i nostri affetti, cioè sono in ambienti, certo, ma sono in ambienti atmosferici. Ci siamo distolti, oggi riappare questo elemento centrale. Tante culture non sono distolte. I rifugiati che dopo 40 anni erano già scappati da casa loro, sono portati con loro i saperi dell'aria da dove arrivavano. Pensate cosa fanno le culture. Per fare casa, anche altrove, si portano i saperi della loro atmosfera, orientati alla pratica lavorativa. Questa, insomma, per esempio, anche l'agricoltura è un lavoro profondo in relazione atmosferica, aveva bisogno di riscoprirlo così. Torno un attimo lì per chiudere. Era uno. Perché non abbiamo. Cosa è successo ai nostri saperi dell'aria che oggi tornano un po' alla ribalta? Proprio i saperi dell'aria, cioè che significati diamo all'atmosfera? Per quello forse ci spaventiamo, perché non sappiamo più bene che significati diamo se abbiamo perso certe cose. Beh, innanzitutto è la dimensione più invisibile, ma in cui siamo completamente immersi. Noi non siamo immersi nella terra, noi siamo immersi nell'aria, vuol dire vento, la gente principale e i loro cambiamenti. Se c'è una cosa che sta cambiando in montagna, sulle Alpi, è il vento, e lo sa chi ci sta lì. Vento, il tipo di vento, i ritmi del vento, il vento che essica, no? Essica vuol dire quando si entra in un bosco che ha piovuto il giorno prima, si entra e non è umido, cambia completamente la percezione di generazioni su che cosa sia bosco, non solo sensoriale, però alla fine è la più sensoriale, cioè quella con cui i nostri corpi e le nostre percezioni culturalmente date comunicano, sentono, vivono in modo familiare o meno, si sentono estranei o meno, e anche in forma organizzata, no? Come facevo l'esempio prima di questo calendario agricolo, perché sono modalità, calendari agricoli sono atmosferici, ma sono modalità di riconoscere, non di segnarlo su una mappa, ma di riconoscere i segni di insetti, di tipi di vento, che annunciano cose. Non sono sistemi di previsioni meteorologiche, sono sistemi di rendersi flessibili a ciò che si annuncia, e ciò che si annuncia arriva dal cielo per gli agricoltori, che vuol dire il periodo delle piogge e come attrezzarsi e che tipo di piogge e che tipo di scansione di piogge e quanti nomi di piogge diverse per saper orientare bene i lavori o abbassare i rischi, perché la pioggia è cattiva a volte, piove tanto, fa tanti danni anche in Palestina. Allora, uno, è invisibile sensoriale, ma il fatto che sia invisibile non vuol dire che non sia comunicabile, che non siamo già probabilmente familiari. Possiamo, abbiamo bisogno di riscoprire questi termini. Le altre culture già lo fanno, no? Perché il cambiamento ci arriva dall'alto. E perché però ci siamo andati un po' da alfabeti verso l'atmosfera, no? L'atmosfera è qualcosa, eppure è la piscina, è il mare in cui noi nuotiamo come dei pesci. Facciamo finta di essere terrestri, ma noi siamo unicamente appoggiati. Tutti i nostri riferimenti culturali sono dallo stato di stare, di respirare, ma di stare in ambienti atmosferici, che hanno un impatto chiaramente nella relazione con la biodiversità, con la coltivazione, con le città, col caldo, col freddo. Per un autore che ne parla, qualcuno forse che viene dalla filosofia ne ha sentito parlare, Sloterdijk, ma che dice che la più grande mutazione dell'immagine del mondo è data dalla, lui la chiama serologia estesa, dal fatto che abbiamo iniziato a pensare in termini di serre, di atmosfera, e che abbiamo sempre più costruito serre culturali, e che non a caso una delle grosse questioni del pensiero, ma anche del contemporaneo, è l'effetto serra, cioè, ma a partire da idee di serra. L'atmosfera è stata tradotta, esposta, lui dice, con un termine molto heideggeriano di origine, come dimensione gestita,
Tutto un tratto, cioè, perché? Ma effettivamente il secolo scorso è stato il secolo dell'aria, della gestione dell'aria. È stato il medium dei conflitti. Quali? Primo conflitto mondiale, soprattutto poi il secondo, aerei. Le guerre sono state a vincere, non dalla trincea a terra, dal controllo dell'aria. Gli aerei si sono sviluppati perché c'era da svilupparli per la guerra, poi per fortuna sono utilizzati per altre storie, nel senso lo sviluppo aereo, che poi oggi è tante altre cose, è lo sviluppo del guardare il mondo dall'aereo, da fuori, del controllare l'aria, no? Sapete quanti possono, no? Controllo locale, ma l'aria è controllata, non so, dagli Stati Uniti, Iraq, come è stato fino a poco tempo fa. Allora, l'uomo si traduce in un designer dell'atmosfera, questo già negli anni 20-30 l'anno scorso, nei conflitti, ma poi soprattutto nel civile. In questo modo, comunque sia, abbiamo cambiato i significati che storicamente davamo al cielo. Tendenzialmente nel cielo cosa avevamo messo? Chi stava sul cielo? Che ci sta ancora ogni tanto, soprattutto nelle pubblicità, meno nell'origine. Le divinità, possiamo dire le divinità per, no, per tanti enti, Dio, gli angioletti, tanto più adesso il periodo natalizio, il cielo rispunta. Però ci sta, però ormai per poco tempo, perché poi nel cielo ci sta altro, no? Sappiamo che ci stanno, no? Ma è gestito, o meglio, c'è un'idea che è gestito. Abbiamo svalorizzato. Allora, questo non è rilevante per tanti significati che diamo all'aria, o per come non riusciamo più a connetterci al fatto che siamo in un ambiente atmosferico non gestito dall'uomo, ma in cui mettiamo però gas serra. Quali sono? Lo dimostra molto bene figlio dell'antichista Vegetti, che è stato il primo maestro di filosofia, Matteo, figlio di Mario Vegetti. Allora, che scrive un bel libro che è Epoca dell'aria, 900. Ecco, che dice l'epoca dell'aria, in realtà è influenzato da Slotto di altri. Riprendo solo alcune cose, non tutte queste. Uno, secolo scorso è stata la conquista dell'aria, cioè l'addomesticamento in nuova forma dell'aria, la sua secolarizzazione, ha tolto le divinità via, e diventa, non ci sono più le meteore, non c'è anche più l'idea di una cosmologia, è uno spazio di gestione, è uno spazio di design, fino ad arrivare a design interno, climatizzazione, a costruirsi ognuno le proprie sfere, no? Le proprie sfere atmosferiche anche in casa. Questo avviene attraverso l'aviazione, ma sempre più la visione satellitare, l'occupazione dell'etere, delle comunicazioni, no? La colonizzazione del cosmo, arriva fino a lì, però, e l'invenzione dello spazio virtuale che copre di fatto l'idea di mettere dove stocchiamo i dati. Sì, sono due metafore, l'idrico che usa il web, quello iniziale, adesso usa l'aereo, ma perché è quello che come dire, naturalizza il più possibile, ma in realtà non sappiamo. O nei cloud, abbiamo tolto le divinità, abbiamo messo i dati, i metadati, un po' triste così. Questo ha permesso di pensare, il mondo come qualcosa di unito. Non è rilevante questo, perché è attraverso l'aria che abbiamo potuto pensare, iniziare a parlare anche filosoficamente, ma culturalmente, criticamente, di mondo, come qualcosa di unito, di rotondo, di visto da fuori. Questo lo mette in luce, c'è una svalutazione del cielo, c'è la sua secolarizzazione, una sua complicazione in termini tecnico-gestionali, ma una sua svalutazione simbolica, e soprattutto di saperi, di interazione. No? Di saperi, di interazione, di cos'è l'interazione dell'atmosfera. Le culture che sono abituate a sapere che si spaventano dal fatto che hanno poca pioggia, come sto studiando in Tanzania, però allo stesso tempo sanno che sono interazioni. Noi riscopriamo invece un tratto che siamo in interazione con un cielo, e un tratto è maledettamente animato ma minaccioso. Questo dipende molto da questa immagine che è l'Earthrise, no? Che è stato festeggiato qualche giorno, settimana scorsa. Perché? Perché in realtà è quello che ha permesso, proprio perché si è stati fuori a guardare il mondo da fuori, in questo caso dalla Luna, dalla cosmica, cioè dai satelliti poi, qualcosa dalla Luna, ma si è potuto dire il mondo, si è potuto dire due cose, apparentemente antitetiche, però che oggi sono alla ribalta. Beh, uno, che noi possiamo far finta di essere fuori dal mondo. Il nostro sistema economico fa come se fossimo fuori dall'ambiente, l'abbiamo visto prima. Noi non solo i ragazzini ormai, cioè, no, vedono il mondo con Google Earth più che come dire, con una mappa fatta dalla famiglia nel proprio luogo, in un bosco, cioè è Google Earth che dà l'immagine anche del suo quartiere per sapere dove andare, ma noi agiamo, il nostro sistema economico fa come se fosse fuori dal mondo,
ne stiamo consumando 2 mondi e mezzo. Questa è risorsa. Quindi è proprio, no? Uno legato all'altro. Però questa immagine è al centro, in realtà ormai da 30-40 anni, anche del pensare quel pianeta come finito, come Gaia, per esempio, di Lovelock, come un sistema vivente, interagente, atmosferico anche. Quindi da proteggere, no? Alla base di cui sono nozioni di sostenibilità. Cioè, quello sguardo da fuori ha permesso anche idee emancipative, tra virgolette. Allo stesso tempo, a meno che ci si dimentichi che lo stiamo temporalmente guardando da fuori, ma noi ci siamo maledettamente immersi dentro, no? Come siamo. Una visione, facciamo finta di essere fuori dal mondo, è quella che stiamo vivendo e quello che porta l'antropocene. Un'altra può essere anche quella, certo, colgo delle cose a guardarmi fuori dal mondo con un'immagine, ma sapendo che ci sono immerso dentro, consumo dentro, mi relaziono dentro, e quello è anche il mio unico luogo di pensare al futuro, no? Quindi, no, da un lato può essere la messa, quella che mettiamo in luce del naturalismo, la messa a distanza, dall'altro può essere, ma questo, tutto questo deriva dai nuovi significati che abbiamo dato all'aria. E chiudo, cioè chiudo su questo aspetto, poi su un aspetto centrale che torna. Allora, sono diversi aspetti di dinamica ampiamente sociale e culturale dei cambiamenti climatici, di quello che in genere è l'evento geofisico, in cui si parla di meteorologi, però visto che invece no, ha molto a che fare con non solo con chi studia la società dal punto di vista, ma anche a che fare con le dinamiche sociali in cui siamo tutti molto coinvolti. Non toglie la dimensione geofisica, ma immette il grosso problema di quali sono le reazioni, azioni del sociale, che oggi è al centro, e si vorrebbe mettere al centro anche dell'agenda pubblica. Per far questo c'è un'altra dimensione, da sempre, quella l'antropologia ha spesso studiato, l'ha fatto anche marginalmente l'economia, che però chiaramente è un pensiero che ha centrato molto più sull'uomo economico e sull'individualismo, proprio come costruzione antropologica. Noi abbiamo, no, tanto che adesso nel neoliberalismo, ricostruito un'idea di individualità su cui investire, il profitto, no, abbiamo un'idea dell'atomo individuale, del sociale, molto solo, no? Molto fragile anche. Io ho lavorato molto su acqua, per esempio, su sistemi di gestione dell'acqua, su pensieri, no? Cosmologie dell'acqua, e da sempre l'acqua, per esempio, classica, no? Elemento relazionale, è stato alla base di incredibili sistemi di gestione di risorse comuni, così vengono chiamate. In inglese c'è una parola, common, che ha reso famosa con un premio Nobel per l'economia, che si chiama Eleanor Ostrom, per dire, no? un'economista tipica che fu premiata, perché, come dire, l'idea dell'economia come qualcosa di sociale, e anche che ci fossero economie diverse. E cosa hanno importante le common? Le common hanno un elemento importante, che sanno che hanno costruito modalità molto diverse a livello culturale, gestire l'acqua, di saperla ridistribuire in modo equo e sostenibile, non pensare alla stagione agricola subito, ma pensare ai prossimi 10 anni, cioè pensare alla capacità di riproduzione di quella risorsa a cui si era interdipendenti, sulle Ande peruviane, fino al Tamil Nadu, a Bali, fino ai contesti aridi del Marocco, ma a partire da un sistema di gestione comune, cioè da idee che su certe cose comuni c'erano divieti, regole, forme giuridiche, ma che puntavano ad idee collettività, non utopistiche, non per forza tutte super egualitarie, però giocate sul fatto che certi beni solo collettivamente possono essere mantenuti e riprodotti, che l'acqua vuole un sistema organizzato e sociale, con dei saperi comuni e con dei divieti comuni. Allora, questa è la grande grossa questione che nasce già anche, no, anche nel pensiero economico, di critica economica, delle common. Perché oggi torna questo elemento? Perché ci troviamo di fronte a un contesto dove l'atmosfera sta diventando una common. Cioè, tutti assieme a dire, dobbiamo curarla, tra virgolette, banalizzando. Cioè, dobbiamo o riuscire a toglierle, gas serra, gas climateranti, o emetterne di meno, e quindi dobbiamo, no, passare a una transizione ecologica, e su quello non ci sta venendo d'accordo, perché prevalgono interessi di mantengo il mio stile di vita, mantengo l'esistente o mantengo il mio controllo politico, mantengo ciò che so fare, no? Multinazionali, business economia carbonica, dicevo. Ed è questo, però a livello sociale si può comunalizzare, cioè
dire quello, perché quello è legato poi a acqua per terra, è legato a risorse, è legato a eguaglianza. Oggi le questioni che si giocano nei prossimi decenni sono legate a queste, dell'eguaglianza. Proprio dell'eguaglianza, soprattutto del divario, di ineguaglianza, di violenza, cioè di dimensioni spropositata, no? Di eccessi di divari che stanno provocando dimensioni incredibili di violenza a livello planetario. Allora, questo ha a che fare con sistemi sociali che hanno... che pongono molta attenzione alla connettività, cioè però tra individui, ma ci manca un elemento centrale, la collettività. Questo per, diciamo, per ci manca oggi una nuova tipo di collettività, è quello che sta cercando di costruire attorno alle COP21, però c'è una grossa difficoltà di renderlo socializzabile, infatti anche voi non lo sapete molto, non è qualcosa proprio che ci... eccita particolarmente sapere, forse come in Parigi qualcos'altro di più abbiamo sentito, ma c'è un problema appunto di rendere qualcosa che c'è però già molto vicino, cioè quelle paure, quelle di futuro, quelle di ambiente che abbiamo, che ci sono sotto gli occhi in realtà anche qui, che sono esistenziali, sono etici, toccano delle leve emotive molto importanti di tutti noi, no? Che però spesso noi siamo obbligati a rinnegare, a togliere, o non riusciamo a elaborare collettivamente, a fare un discorso pubblico, cioè non ci sono le parole. Se non modelli catastrofici, modelli che quantificano, però non riescono a parlare socialmente le cose, non riescono ad avvicinare. Allora, però quella della collettività non è rilevante nel momento in cui una parte del discorso neoliberista è evidente che investe su un'idea di individualismo portato all'estremo. Beh, questo rende ancora più difficili le cose, perché qui invece abbiamo bisogno dell'opposto, non di vecchie idee di collettivismi, no, di nuove idee comunque, di sapere che è una risorsa comune. Quel comune però dipende dalla comunità, una comunità che non è solo quella locale, che è più ampia. Ed è da lì che c'è la grossa difficoltà a dire chi rappresenta chi e chi impone anche certe scelte. Ah no, dico solo questo, spesso quando sentite parlare di queste cose, in realtà anche di tante, si dice che il cambiamento climatico è una questione molto complessa. Invece ecco, complessità ha una parte, secondo me, molto come parola, che vorrei farvi riscoprire, lasciarvi con questo, cioè lasciarvi poi discutiamo, però ha una parte, secondo me, invece più ludica, più interattiva, che, da cui deriva anche l'etimologia. Noi ci rendiamo i cambiamenti climatici, noi ci rendiamo la crisi dell'oggi molto complicata. Ecco, questo è diverso. Qual è la differenza? Allora, complesso deriva da complex, in realtà deriva da plek, di origine indoeuropea, che vuol dire, che ha tre significati: piega, ma anche intreccio, o anche abbraccio, qualcosa che si connette in qualche modo, fino ad arrivare alla piega. Complexus in realtà vuol dire ciò che è tessuto assieme, ciò che è intrecciato, da plexus, dal greco plectos, che ha, mi dicevo, questa origine indoeuropea che è plec, quindi ha fatto un viaggio lungo questa parola, è stata molto importante. Allora, tanto complesso quanto semplice, quindi vengono da applicare, che vuol dire piegare. Però c'è una cosa, se complex ha a che fare, rispetto a complicato, complessa a che fare con molteplici piegature, mentre semplice ha a che fare con una piega. Qualcosa che è complicato ha diverse... Complicato significa qualcosa che ha delle pieghe, ma sono lineari. Prendiamo un foglio, facciamo tante pieghe, quando facciamo un ventaglio. Sono lineari. E qualcosa di complicato possiamo spiegarlo, togliere le pieghe. Facciamo così col foglio, ma dove abbiamo fatto delle pieghe, un origami, possiamo spiegarlo. Complesso non vuol dire tante pieghe, che io ho sbagliato in realtà, vuol dire tanti intrecci, cioè tante interazioni più variabili tra elementi diversi, in cui non è la somma delle pieghe che fa l'insieme, è la somma delle interazioni, come in un intreccio, come in una rete, potremmo dire, altra metafora molto importante. In una rete, qualcosa che è irretito, che dipende dalle interazioni. Questo è la base anche del pensiero ecologico, sistemi complessi. Però perché abbiamo bisogno di distinguere due cose? Quindi complesso contiene due significati: abbracciare, unire, connettere, ma anche comprendere.
è qualcosa che comprende a partire dalle interazioni interne che ci sono tra diversi soggetti che agiscono nelle interazioni e nell'intreccio. Qui diverse tessere, diversi elementi o fili, non pieghe, che nella loro interazione diventano indistinguibili, cioè sono intrecciati, cioè interagiscono. Quell'insieme intrecciato non è dato dalla somma delle parti 1, 2, 3, 4, 5, 6, è dato dalle interazioni delle parti, come potrebbe essere un sistema sociale, si guarda le interazioni sociali, o come potrebbe essere come pensano gli animisti, o come siamo sempre più noi, cioè abbiamo pensato nei cambiamenti climatici, che c'è un'interrelazione, no? Tra atmosfera, sistemi produttivi, economia, uomo, ambiente e dicendo. Si distingue da complicato. Complicare come è la relazione tra diversi sistemi separati, ma connessi, cioè sono separati, sono lineari, sono messi assieme, che presuppone la conoscenza totale del fenomeno descritto prodotto. Qualcosa di complicato, io posso osservarlo e spiegarlo. Faccio vedere le pieghe in cui è fatte le pieghe lineari, ma io osservatore sono fuori. Questo è molto importante. Qualcosa di complesso, io non posso spiegarlo completamente, anche perché io osservatore sono dentro, come avviene la maggior parte dei fenomeni che guardiamo. Siamo coinvolti. Ecco, noi in realtà abbiamo di fronte la complessità, ma giocosa, potremmo dire, perché noi interagiamo in questo ambiente, siamo dentro, non possiamo guardarlo fuori dal mondo. Possiamo temporaneamente. Ed è molto importante questo, perché non abbiamo a che fare con i cambiamenti climatici, per esempio, con le nostre relazioni ambientali, con qualcosa che ha tante pieghe, che sono un insieme di parti. Possiamo ridurlo così, ma non capiamo. Anche perché noi siamo coinvolti, noi siamo agenti climatteranti. E quindi siamo in qualcosa che è complesso, cioè in cui possiamo capirlo non semplicemente dicendo c'è una piega, qui c'è una piega, qui c'è una piega, un elemento. No, c'è un insieme di interazioni sociali. Però se sono interazioni sociali, posso non spiegarlo, però posso comprenderlo, prenderlo, in cui prendo anche parte, come dire, del sociale, dell'ambiente, prendo parte di quei gas alterati, cioè inizio a comprendere quei gas alteranti. Non dico, non ci sono, intanto via di petrolio, cioè nel senso, no? So che ci sono, so che possono non esserci, so che possono diventare alto, so che possiamo andare verso la transizione ecologica. È possibile, cioè se è possibile perché abbiamo le capacità tecniche, economiche e anche di sapienza, e anche di modelli, di immaginario. Quindi, complessità pone l'accento sulle relazioni tra l'insieme e le sue parti, sull'interazione, l'azione e la retroazione, classici termini di teoria della complessità, delle parti sull'insieme, che hanno a che fare con la fisica, con la geofisica. Oggi, i cambiamenti climatici, gli stessi geofisici, che ci dicono 1,5 di mostarda, hanno a che fare, diciamo, guardate che i cambiamenti climatici sono un sistema complesso. Non è il termostato di casa lineare, mettiamolo sul 2, mettiamolo sull'1, no, hanno detto mettiamolo sull'1,5 al massimo, perché al di sopra è un sistema complesso, va in azioni e retroazioni che noi non controlliamo più, anche adesso li controlliamo, ma quelle vanno in dimensioni di scala che non possiamo, che però già intuiamo. Permafrost, rilascio di metano non dovuto a noi, ma quello è naturale, si scioglie tutto l'Antartico, possiamo continuare così. Quindi la complessità non è per niente complicata, ecco. Che è bello sentirlo dire, cioè a me fa bene. Nel senso, le cose complicate le possiamo spiegare, togliere le pieghe. Ma se noi affrontiamo in un'immagine qualcosa di complicato, no. Uno, perché non ci divertiamo molto di meno, tanto almeno, cioè è meno generativo. Uno, perché sono complesse, cioè siamo coinvolti. È bello sapere che siamo coinvolti, abbiamo una parte attiva e possiamo osservarli solo da di dentro, cioè guardando anche un po' noi stessi, no? Noi come soggetti insieme ad altri soggetti, quello ha a che fare con l'intreccio. In questo momento l'intreccio sta cambiando, noi siamo parte e lo sappiamo, e quindi possiamo, questo nelle diverse forme di sapere. Direi che mi fermo qua, perché ho detto tante cose.